Masha, vieni a fare colazione, è pronta. Ciao mamma, buongiorno. Cosa c'è di buono questa mattina per colazione? Ho una fame. Masha, ti ho preparato un succo di frutta alla pesca con un toast. So che ti piace molto. Cosa? Toast e succo di frutta? Bleh, ma io non lo voglio il toast. Io questa mattina ho voglia di qualcosa di dolce. Masha, ma che dici? Il toast ti è sempre piaciuto. Beh, mamma, questa mattina non mi va. Io ho voglia di qualcosa di dolce, dolcissimo, come un lecca-lecca, delle caramelle. Masha, lo sai benissimo che non è possibile mangiare sempre dolci e caramelle. Fanno venire le carie ai denti. Ora mangerò io il tuo toast, visto che tu non lo vuoi. Ma tu, niente caramelle e dolciumi, mi raccomando. Tu, se vuoi, puoi mangiare un po' di latte coi biscotti, ma di dolci non se ne parla. Uffa, ma non si può iniziare una giornata senza qualcosa di dolce. Beh, adesso andrò di là, mi è passata la fame. Uffi. Ciao Michael, che stai facendo? Ti va di giocare un po'? Emma, cosa stai mangiando? Ma quello è un cioccolatino! Dove l'hai preso? Ne voglio uno anch'io! Sapessi com'è buono, Masha! Dai Michael, dimmi dove l'hai preso! Ne voglio uno anch'io! Altrimenti ti faccio il solletico, eh? E va bene, Masha! Sotto il mobiletto della televisione c'è un sacchetto pieno di cioccolatini. Oh, fammi andare un po' a vedere. Cioccolatini. Oh, eccoli qui. Mamma mia, che bontà. Ora me ne mangio uno. Ma uno è troppo poco. Ne voglio mangiare un altro. Che scorpacciata di cioccolatini! Masha, ma che stai facendo? Non puoi mangiarli tutti! Se la mamma se ne accorge, si arrabbierà moltissimo! Ops, troppo tardi! Me li sono mangiata tutti! E com'erano buoni! Ehi, senti Masha, ti ho preparato una fetta di pane con la marmellata, così potrai mangiare qualcosa di dolce! Oh mamma mia, Masha! Ma cosa sono tutte queste carte di cioccolatini? E tu sei tutta sporca di cioccolato! Ma quanto ne hai mangiato? Mamma, mi dispiace, ma non ho saputo resistere. Era troppo buono. Masha, vai subito in bagno a lavarti i denti, altrimenti ti verranno un sacco di carie. Sì, e va bene. Ora me li vado a lavare. Eccomi qui. Ma io non ho voglia di lavarmi i denti, uffi. Mi darò giusto una sciacquatina in bocca con un po' di acqua. Ecco qua, fatto. Sono pronta per tornare di sotto. Mamma, io mi sono già messa il pigiamino e sto andando a nanna. Buonanotte. Oh, ma che brava Masha. Buonanotte allora, a domattina. Ciao mamma. Ah, finalmente sono nel mio bel lettino. Penso proprio che questa notte mi sognerò tanti cioccolatini. Questo sì che è proprio un bel sogno. Ah, che dormita che ho fatto. Mi sento proprio riposata. Ai, ma che cos'ho in bocca? Ah, sento tanto male. Mi fanno male i denti. Ai, che dolore. Mamma. Dimmi Masha, ma che succede? Perché gridi così? Mamma, mi fanno tanto male i denti. Tantissimo. Ai. Ieri sera stavo bene, ma stamattina quando mi sono svegliata mi facevano tanto male. Oh, Masha, mi dispiace.
Saranno tutti i dolci che hai mangiato e scommetto che non ti sei neanche lavata i denti in questi giorni. L'unica cosa che possiamo fare, Masha, è andare subito dal dentista. Almeno lui ti visiterà e capirà se c'è qualche carie. No, no, mamma, io non ci voglio andare dal dentista. È brutto e cattivo e mi fa tanta paura. Su, Masha, non esagerare. Vedrai che il dentista non ti farà nulla. Ti darà solo una controllata ai denti. Ah, aiuto! Povera me! Eccoci qua, Masha. Siamo arrivate dal dentista. Guarda che bella sala d'attesa. Com'è luminosa. Vieni, da questa parte c'è anche una saletta con dei giochi per bambini. Sarà, ma io stavo meglio a casa mia. Guarda, Masha, hai visto? C'è persino una lavagna gigante per disegnare. Questa sala d'attesa è davvero carina. Sì, bellissima. Buongiorno, chi è il prossimo paziente? Ah, il prossimo paziente deve essere proprio questa bella bambina. Ciao, come ti chiami? Mi chiamo Masha, dottoressa. Oh, benvenuta, Masha, è un vero piacere. Ora mi farò spiegare dalla tua mamma il motivo per cui siete qui e poi ti mostrerò il mio studio. Vedrai, ti piacerà molto. Ah, buongiorno, dottoressa. Ecco, guardi, mia figlia è da questa mattina che ha un forte dolore ai denti. E in effetti, devo dire che ultimamente ha mangiato parecchi dolci. Capisco. Allora sarà bene andare subito a dare una bella occhiatina a questi dentini. Prego, Masha, vieni con me. Ok, dottoressa. Ecco qui, Masha. Questo è il mio studio. E questa è la mia poltrona, dove faccio accomodare tutti i miei pazienti. Hai visto? Ti piace? Ha la forma di un dente e in mano tiene uno spazzolino per pulire i denti. Vuoi vederla più da vicino, Masha? Dai, forza, vieni pure. Oh, ma com'è buffo questo lettino! Sembra proprio simpatico, è vero, ha la forma come quella dei denti. Oh, ed è anche molto morbido. Beh, allora accomodati, Masha, così mi dirai se ti piace. Ok, dottoressa, va bene, ora mi ci siedo. Ehi, aveva ragione, dottoressa, si sta proprio comodi seduti qui. Oh, e quanti attrezzi che ci sono. Eh sì, Masha, questi sono gli attrezzi che io utilizzo per curare e pulire i denti di tutti i miei pazienti. Forza, ora apri un po' la bocca così vediamo come stanno i tuoi bei dentini. Ok, dottoressa. Vediamo un po'. Bene, bene. Allora, Masha, ora puoi chiudere la bocca. Allora, dottoressa, come stanno i miei denti? I tuoi denti, fortunatamente, sono tutti sani. Non hai nessuna carie e questa è un'ottima cosa. Però devo dirti che sono parecchio sporchi. Questo significa che dovrai migliorare la pulizia dei tuoi denti e soprattutto dedicarci molto più tempo. Oh, sì, va bene, dottoressa. Ho capito. Lavare i denti è una cosa molto, molto importante. Esatto, Masha. Proprio così. Per avere i denti sani bisogna dedicare molto tempo alla loro pulizia. I denti, Masha, vanno sempre lavati dopo ogni pasto. E bisogna spazzolarli per almeno 3 minuti. 3 minuti, dottoressa? Ma sono tantissimi! Beh, in realtà non sono poi così tanti, Masha. Sono giusto il tempo di ascoltare una canzoncina. Va bene, dottoressa. Da oggi mi laverò sempre i denti, così avrò un sorriso perfetto. Sì. Buon lavaggio a tutti!